Of course I've got a lot of messages from AS Roma fans after the Italy game. Cioè sì, certamente ho ricevuto diversi messaggi dai tifosi sia dopo la partita contro l'Italia che quella contro la Bosnia. Erano evidentemente contenti delle mie prestazioni come lo ero io, però ecco adesso ripeto, le nazionali sono alle spalle, voglio concentrarmi sulla Roma, per me è una nuova esperienza, così non mollerò mai, lotterò fino alla fine, cercherò di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. No, non ho paura della pressione perché ne sono abituato, gioco a calcio da quando sono piccolo e so che quando si gioca per le grandi squadre è sempre così, ci sono sempre gli occhi di tutti puntati su di te, il minimo errore viene saltato, una buona prestazione, il minimo errore viene particolarmente criticato, una buona prestazione particolarmente esaltata, quindi se accetti di giocare a calcio sai che le critiche fanno parte di questo, devi essere pronto ad affrontarle. Ho 30 anni, so come gestirle, so come comportarmi e accetto tutto quello che viene con questo lavoro. Perché ho scelto la Serie A? Beh, perché è una grande occasione che mi si è presentata l'ultimo giorno, il mio agente, il mio procuratore me l'ha prospettata, ho accettato subito con entusiasmo, non abbiamo neanche parlato di denaro, perché ecco, sono qui per godermi, divertirmi, godermi il calcio e cercare di raggiungere questi obiettivi. Beh, prima di tutto ho lasciato l'Inghilterra, quindi ormai appartiene al passato e non vorrei più parlarne. Adesso sono a Roma, voglio concentrarmi sulla S Roma, sulla Serie A e scegliendo la S Roma non sento affatto di aver fatto un passo indietro perché ho scelto un grande club, un grande campionato, un campionato dove si gioca un grande calcio che gode di grande reputazione. E in qualche modo avevo avvertito che era il momento per me di cambiare aria, si è presentata questa occasione, l'ho colta al volo con entusiasmo perché in fin dei conti per un calciatore è importante provare piacere nel giocare a calcio, non importa dove lo si fa. E quindi ecco, negli ultimi mesi in Inghilterra all'Arsenal non provavo più questo piacere, quindi ecco, ho colto a piene mani questa occasione con entusiasmo. To be happy and to get pleasure of playing football. It's a hard question because è una domanda difficile perché non faccio parte della dirigenza dell'Arsenal, quindi non so perché abbiano deciso di lasciarmi andare. Quello che posso dire è che senz'altro era un mio desiderio perché lì non stavo giocando abbastanza, ero rimasto in panchina nelle ultime tre partite prima della sosta, quindi avevo deciso di cambiare. Ho scelto la Roma, si è presentata questa opportunità, sapevo che la Roma avrebbe giocato tante partite quest'anno, avrebbe giocato nelle competizioni europee e quindi avrebbe avuto più possibilità di giocare qui. Sicuramente per l'Arsenal non sarà stata una decisione semplice quella di lasciarmi andare in prestito, però ecco, grazie al direttore sportivo e al generale della Roma adesso sono qui e avrò la possibilità di dimostrare il mio valore.